Proponete qualche cosa di proattivo nei confronti dei vostri potenziali clienti, gli albergatori, chi si occupa di accoglienza, cioè gli insegnate a usare al meglio TripAdvisor Sì, oppure no? c'è proprio una nuova TripAdvisor che si chiama TripAdvisor for Business, che quindi è proprio una società nella società che è nata l'anno scorso, proprio per dare soluzioni, servizi ad hoc per gli albergatori e i ristoratori. C'è una importante attività anche di formazione, ci sono seminari online gratuiti circa una volta al mese dove chiunque con un clic si può collegare e assistere a questi seminari per usare meglio la piattaforma. Poi in collaborazione con le associazioni, appunto come dicevo prima, Confindustria Alberghi ed altri, andiamo sul territorio cercando di fare un po' di informazione, proprio di lezione di guida in Sì, qualche modo. Questo è un po' certo. il... E tu Però sei non sono mai impegnato anche su abbastanza. questo? Io Cioè, sono giri impegnato l'Italia anche su per questo, questo? diciamo che c'è un country manager che è Vittorio De Otto, che è il business development manager, che è deputato a fare questo tipo di seminari. Io mi affianco quando bisogna spiegare che cos'è Sì. TripAdvisor, come funziona, quindi il mio ruolo è più legato ai giornalisti e alle Certo. istituzioni. Sì. Poi c'è un altro manager, Joseph Fratangelo, che è il destination manager, perché come dicevo TripAdvisor non è solo per gli alberghi o per i ristoranti, ma anche per le destinazioni, quindi per la regione, il Sì, comune, la certo. provincia, consorzi turistici, c'è un altro filone. Però TripAdvisor, diciamo, non finisce mai, c'è anche una nuova applicazione su Facebook, approfitto di te per farla conoscere, che si chiama LocalPix, che è un'applicazione su Facebook che permette geolocalizzata di scegliere quali sono i ristoranti della tua città e condividere le recensioni. Quindi Fare un'altra. check-in, eh? No, check-in no, per il momento è ancora Sì. solo recensioni, è un'applicazione gratuita, però molto utile perché se voglio capire dove vado a mangiare questa sera, con il mio Facebook e TripAdvisor Certo. posso facilmente guardare, seguire per esempio degli chef, se ci sono degli esperti, quindi è ancora un'altra applicazione di TripAdvisor. Oppure adesso le case, ecco, l'ultima novità che è arrivata in Quindi il Italia, settore immobiliare? Vacation Ah, sì. Rentals, quindi ancora una volta se vengo a Torino, invece di Certo. necessariamente andare in albergo, posso magari confrontare prezzi di case in affitto e vedere dove mi conviene andare a dormire la sera. Tu quante recensioni hai fatto? Io sono a 35 e quindi Pochine sono... però, eh? Beh, in effetti sì, dovrei farne ancora di più, però sono diventato recentemente un senior contributor, quindi è Sì. un'altra delle novità che noi abbiamo lanciato per fare in modo che le persone possano fidarsi sempre di più, non di chiunque, ma di persone che hanno messo un particolare numero di recensioni. Quindi Una la tua sorta di fidazione cloud di è TripAdvisor. tipo eBay, nel Ah. senso che quando voi comprate una cosa su eBay, andate a vedere quel negozio virtuale quante transazioni ha fatto e il tasso, diciamo, di fiducia, è una cosa Certo. simile. Quindi oggi tra i miei consigli è quando vedete una recensione andate a vedere chi l'ha messa. Certo. Quindi noi difendiamo l'anonimato e la privacy dei nostri recensori perché crediamo nella loro privacy. Dall'altra parte, cliccando, vado a vedere se quella persona ne ha messa 1, 2, 3, 4, 5 oppure se magari nell'ultimo anno ha viaggiato tanto. Quindi maggiore è il numero di recensioni e l'utilità, perché chiunque di noi può dire che quella recensione è stata utile, determina inevitabilmente un maggior, come dire, fiducia e Sì. quindi utilità. Questa è una delle novità che ha fatto TripAdvisor in ultimo anno. Ecco,